Ultima edizione di questa settimana del notiziario di Senigallia Notizie, venerdì 27 di agosto. Vediamo quali sono i titoli principali delle notizie di oggi. Incendio in un appartamento ad Ancona, evacuate in via precauzionale 4 famiglie. Raccolta differenziata della carta, i dati delle Marche, poi referendum, eutanasia legale, raggiunto l'obiettivo. Questo e altro tra poco. Ed eccoci alle notizie. Quattro famiglie sono state evacuate dalle rispettive abitazioni per via di un incendio scaturito nella mattinata di ieri in un condominio di Ancona in via Beniamino Gigli. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti ad avere la meglio sull'incendio nel giro di pochi minuti. Nessuna delle persone presenti al momento del fatto avrebbe riportato conseguenze. Raccolta differenziata della carta e dati delle Marche. Nel 2020 nelle Marche sono state raccolte complessivamente 100.496 tonnellate di carta e cartone, in calo del 3,4% rispetto al 2019. E quanto rileva il 26esimo rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco. Questo risultato si inserisce in un quadro fortemente condizionato dalla pandemia. Referendum eutanasia legale, raggiunto l'obiettivo. Sono felice, dice Maurizio Mangialardi, capogruppo PD in consiglio regionale, che la campagna promossa dall'associazione Luca Coscioni e da un ampio arcipelago di movimenti e partiti politici, tra cui il gruppo regionale del Partito Democratico, abbia raggiunto l'obiettivo di raccogliere le firme necessarie a indire un referendum sull'eutanasia legale. Adesso andiamo ad Ostravetere per le ultime battute del Monte Sax Nuovo Festival, il servizio di Giordano Rotatori. Come avrete visto nei servizi precedenti, Ostravetere è stato il polo culturale e un polo d'eccellenza a livello internazionale grazie al festival dedicato al sassofono, una manifestazione di riferimento appunto nazionale e internazionale che ha visto una partecipazione incredibile di sassofonisti, di musicisti, di artisti che si sono alternati sui palcoscenici, nonché di allievi che sono venuti a perfezionarsi. Siamo nella sede dell'Accademia Italiana del Sassofono, una realtà che è nata nel 2019 attraverso le attività dell'Associazione delle Muse, della quale sono direttore artistico e con la preziosa collaborazione di Antonella Cecere nella veste di vicepresidente. E in questi anni abbiamo dato vita a questo che vorrei dire è un sogno per tanti musicisti, perché avere un luogo di aggregazione di così alto livello rappresenta anche per i giovani una visione, una possibilità di perfezionarsi, di incrementare le loro conoscenze e di calcare i palcoscenici a fianco degli artisti internazionali. 17 concerti in un mese, abbiamo avuto la preziosa collaborazione di docenti
nazionale e internazionale, vorrei citare Arno Bornkamp, professore al Conservatorio Superiore di Amsterdam. Abbiamo avuto Jacopo Taddei, un talento assolutamente affermato, giovanissimo, e vincitore di concorsi nazionali e internazionali, anche lui impegnato come docente. Poi Silvio Rossomando, un sassofonista virtuoso, Michele Paolino. E abbiamo avuto la preziosa collaborazione anche di docenti, pianisti, maestri al pianoforte, professori di musica da camera nei conservatori e didatti sempre di grandissimo livello, Filippo Farinelli e Paolo Biondi. Ecco, abbiamo dato vita a dei giorni, delle settimane molto molto intense. Il frutto di questo lavoro è stato condiviso con la popolazione locale, ma soprattutto, e devo dire anche con un po' di orgoglio, con un pubblico proveniente da tutta la regione e anche da fuori regione. Siamo alla terza edizione, guardiamo al futuro di questa manifestazione e in questa ottica ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati come collaboratori di questo evento, le varie associazioni di volontariato locale, dalla Pro Loco, la Protezione Civile, lo staff del museo, e poi ovviamente un plauso all'amministrazione comunale di Ostravetere che ha creduto sin dall'inizio a questo progetto. Infine, tra gli enti che sostengono questa iniziativa abbiamo la Regione Marche e il main sponsor la Banca di Credito Cooperativo di Ostravetere, quindi un partner che sostiene le attività del territorio. La mostra Poesia della Materia, opere dall'Archivio Nori de Nobili, sarà visitabile al Museo Nori de Nobili della città di Trecastelli fino a domenica 26 settembre. La mostra è ospitata nelle sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee. Ed è stata presentata la maglia del centenario della Vigor Senigallia, giovedì 26. Non è una divisa da gioco, ma un omaggio agli oltre 900 fra giocatori e allenatori che hanno indossato il rosso-blu. I loro nomi vi sono inseriti assieme a quello di Carlo Bosin, per il quale è stata fatta un'eccezione. E adesso andiamo a vedere qual è la foto del giorno, quella inserita nel nostro spazio dedicato appunto agli scatti della giornata. Allora vediamo, lo scatto di oggi è di Andrea Pongetti dal titolo Da Molo a Molo. Votate la foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. Eccoci alle previsioni del tempo di sabato 28 agosto, cielo molto nuvoloso con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. La temperatura massima sarà di circa 22 gradi, la minima di circa 19, i venti saranno tesi e il mare mosso. Grazie per aver scelto il notiziario di Senigallia Notizie, torneremo insieme lunedì prossimo, buon fine settimana. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.